Buongiorno a tutti, amici dell'Unitalsi, eccoci come ogni venerdì mattina nel nostro spazio riservato appunto alla nostra associazione. Ringraziamo Radio Speranza per questo. Questo venerdì è un po' alternativo, nel senso che questa volta non c'è con noi Federica, che è impegnata sempre per l'associazione, ci sono io, Chiara, e c'è un raffreddatissimo Matteo che buongiorno a tutti. Ha voluto essere, e lo ringrazio per questo. Abbiamo fatto in extremis, proprio una cosa. Per ravvivare un po' questa mattinata. Grazie Chiara. Ricordo come sempre che si può ascoltare Radio Speranza sia sulla frequenza radio 87,6 MHz ma anche sul sito www.radiosperanzapescara.it e si può comunicare con la radio tramite l'indirizzo di posta elettronica che è radiosperanza@diocesipescara.it o per telefono al numero 085 69 02 27 o tramite messaggi via SMS o WhatsApp al numero 333 5809 643. Per chi poi è anche pratico di social network, si può anche seguire sulla pagina di Facebook, alla pagina appunto Radio Speranza, ma anche su Google Plus e su YouTube al canale Radio Speranza Pescara. E quindi potete seguirci veramente in tutti i modi che la tecnologia mette a disposizione. E, come dicevo, stamattina non c'è Federica perché insieme a Pasqualino ed Elena è impegnata in un momento anche molto importante per l'associazione, perché a Roma si sta tenendo in questi giorni il corso di formazione per gli animatori di pellegrinaggio, e gli animatori di pellegrinaggio sono sempre nostri volontari, barellieri e dame che svolgono una funzione molto importante. Chi ha partecipato come pellegrino ai nostri pellegrinaggi lo sa bene, perché sono quelle figure che accompagnano i pellegrini in un percorso spirituale e formativo che noi chiamiamo sui passi di Bernadette, in cui sì, si visitano i luoghi appunto vissuti da Bernadette all'epoca delle apparizioni, il cachot, il mulino, eccetera, ma si fa anche un percorso su quello che è il messaggio di Lourdes, quello che attraverso Bernadette la Madonna ci che ha voluto dire allora e ci continua a dire tutt'oggi. E questi animatori ogni anno si incontrano a livello nazionale per un momento di fraternità e di formazione grazie all'intervento di molte figure importanti e momenti di catechesi e di approfondimento molto belli e molto molto coinvolgenti, che tra l'altro poi potranno essere vissuti e potranno essere, possiamo dire, testati. Sì, e potranno essere sperimentati anche da chi non ne partecipa direttamente, perché l'Unitalsi mette sempre online sul proprio sito unitalsi.it tutte queste i video di questi momenti di formazione di catechesi, quindi sono momenti belli che però possono essere condivisi da tutti, e questa è una cosa che penso sia molto, anche molto bella. Come probabilmente saprete, noi stiamo vivendo come Unitalsi un momento di passaggio, di transizione molto importante, perché in tutta Italia si stanno rinnovando tutte le cariche associative, prima le sottosezioni, poi man mano tutte le sezioni, e poi verrà rieletto anche il direttivo nazionale. E noi possiamo dire, insomma, dopo che a dicembre si sono svolte le votazioni, abbiamo cominciato finalmente il nuovo anno associativo con il nuovo consiglio che si è radunato per la prima volta lo scorso martedì, e ci siamo quindi riuniti tutti insieme per la prima nostra riunione ufficiale. Abbiamo insediato il nuovo consiglio di sottosezione, che vede alcune conferme, possiamo dire, sempre Federica come presidente, ci sono sempre io, anche se con un ruolo diverso, come consigliera, Maurizio e Vincenzo sono stati riconfermati, però ci sono anche delle new entry che contribuiranno appunto con loro entusiasmo e con la loro, insomma, la novità che portano alla vita dell'associazione. Quindi abbiamo nominato ufficialmente Pasqualino come
vicepresidente, che quindi affiancherà Federica in tutte le attività della o sostituirà quando necessario in tutte le attività dell'associazione, Elena come segretaria e Vincenzo, che appunto prima era consigliere aggiunto, adesso sarà il nuovo tesoriere. E anche il nostro Matteo è un nuovo membro del consiglio, che porterà nel consiglio soprattutto quella che è la voce dei giovani, perché sì, è anche referente, insieme a Marianna, è referente giovane di sottosezione. Perfetto. E quindi... il mediatore, dai. Adesso ci illustra un po' quello che è il percorso che stanno facendo i giovani, perché possiamo dire, anche con molta contentezza, che i giovani nella nostra sottosezione stanno crescendo, si vogliono formare, vogliono crescere, hanno molto entusiasmo e molta voglia di fare. Niente, ci stiamo vedendo solitamente il venerdì, dopo la consueta apertura della sede, come accade da anni, dalle 18 alle 20, e quindi poi successivamente ci vediamo per un'oretta, insomma un po' di tempo, stiamo facendo diverse attività, come approfondire la vita, ognuno, la vita del proprio santo. Abbiamo fatto una pesca carina, che ci ha segnato un santo per l'anno protettore nuovo. Per l'anno nuovo, e quindi approfondire anche la vita quotidiana di questi santi, quindi non solo i pregi e le virtù, ma anche e soprattutto i difetti e le mancanze, il lato più umano, cioè il lato più umano del santo, appunto per far capire che tutti siamo votati alla santità in qualche modo. Esatto. Quindi tutti possiamo arrivarci. Possiamo aspirare all'ascesi, no? Sì, non è solo un privilegio di alcuni, è una chiamata, certo, che abbiamo tutti. Quindi questo è importante per poter vivere ancora meglio la nostra cristianità. E poi stiamo vedendo con Elena, stiamo facendo anche degli approfondimenti, diciamo, della parola con la Lectio Divina. Esatto. Che lei si occupa già nella propria parrocchia di questo ruolo. Sì, anche insegnante di religione. È anche insegnante di religione e sta molto a contatto con il nostro assistente spirituale, quindi Don Rodolfo, quindi abbiamo, insomma, questa fortuna di poter in qualche modo immergerci ancora di più nella parola di Dio. E poi stiamo... che cosa c'è in cantiere ancora? Un lavoro, diciamo, proprio dell'unità. Stiamo facendo anche, ecco, una riflessione, vorremmo inizieremo a breve, ancora non abbiamo iniziato, anche un approfondimento su quella che è la messa, le parti della messa, giusto, il significato dei vari momenti della messa, che viviamo magari sì tutte le domeniche, le feste, quando dobbiamo, però magari non con... La partecipazione che potremmo avere se conoscessimo realmente il significato dei vari momenti, certo, che si articolano nella messa. E questo è molto importante per vivere la messa nella maniera corretta, senza distrarci, senza essere superficiali. Certo. E questo è bello perché è un'esigenza che è nata proprio dai giovani, non è che gli è stato imposto, oppure questi momenti di formazione li abbiamo, ecco, decisi a tavolino e poi proposti ai giovani. Sono proprio richieste che sono venute da loro, che noi abbiamo accolto e che ci fa molto piacere accogliere, perché dà il senso della voglia che hanno questi giovani di crescere nella fede e per poter svolgere poi il loro servizio nella maniera migliore, perché non dimentichiamoci che la formazione spirituale è alla base del nostro servizio, che altrimenti perderebbe veramente di senso. Quasi di senso. E poi stiamo facendo anche un lavoro, abbiamo iniziato con Don Luca, che è l'assistente, il vice parroco di Don Rodolfo, che gli sta facendo in questo caso anche da vice assistente spirituale nell'Unitalsi, perché i giovani hanno espresso anche il desiderio di essere accompagnati, ovviamente in maniera seria, guidati in maniera continua e in maniera preparata, chi più di un sacerdote può quindi farlo, perché appunto la loro formazione sia fatta bene, giustamente.
E quindi Don Luca ci sta accompagnando una volta al mese nell'affrontare un testo, il testo che ogni anno l'Unitalsi ci mette a disposizione per la formazione sul tema dell'anno. E il libro di quest'anno si chiama Misericordiamo, voce del Verbo Gesù. Ed è un testo che si orienta su quella che è ovviamente l'anno che stiamo vivendo, che è l'anno della misericordia, che Papa Francesco ha indetto e che è iniziato lo scorso appunto 8 dicembre. Ed è un testo molto bello perché ci accompagna su questo tema sia a livello spirituale ma anche a livello di livello pratico, ci porta a fare anche tante come posso dire tante riflessioni sul tema della misericordia nel nostro essere unitalsiani, nella nostra vita quotidiana, sì, come unitalsiani. E anche presenta delle attività di gruppo che abbiamo cominciato a fare e che possono essere molto interessanti per sviluppare questo argomento. Adesso però facciamo un attimo di pausa per un consueto momento musicale e ci ritroviamo tra alcuni minuti. Grazie. Eccoci di nuovo qui dopo questo bel momento musicale e ci dicono che abbiamo una sorpresa. Avevo detto che Federica non era con noi oggi, ma in realtà ha trovato il modo per esserci lo stesso ed è quindi in linea da Roma, ci ha chiamato da Roma, giusto? Dovremmo tra poco sentirla. Ma non riusciamo a sentirla. Eccola. Pronto? Fede? Ci senti? Noi qualcosa sentiamo, ma... Sentiamo dei rumori? In realtà non abbiamo risposta poi, quindi non c'è... Non c'è comunicazione.
è in linea, però Federica, non, ci senti? Non la sentiamo. Beh. E non ci sente. Bene, bene. Va bene, con... che ne so, sì, apprezziamo il pensiero. Peccato che non riuscivamo a sentirla, vabbè. La... ci ha voluto fare questa sorpresa, adesso speriamo che riusciamo a prendere la linea e riusciamo a salutarci. E... nel frattempo, vediamo se adesso... dalla regia ci dicono che è in linea. Aspettiamo ad andare avanti? Vediamo, insomma. Pronto? 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 Federica! No, la sentiamo! Io non so se mi sentite. Buongiorno! Sì, mi sento. Comunque, adesso vi sento tutti quanti. Credo che ci sia Chiara con Matteo lì, sì, in linea. Ecco, io sono a Roma, ci come vi avevo annunciato, siamo di Pasqualino e Elena e stiamo facendo il corso per animatori di pellegrinaggio. Poi non so se Chiara ha avuto modo di spiegarvi chi sono gli animatori di pellegrinaggio, ma sì, avremo anche modo di approfondire. La cosa bella che stiamo facendo in questo percorso quest'anno è proprio l'approfondimento dell'anno giubilare e quindi di tutto il messaggio della misericordia e nella scrittura. È un percorso, oggi abbiamo proprio la giornata intensa, piena di tante sessioni, abbiamo appena finito la sessione con Antonio Biella che è il nostro ex presidente e io sono innamorata di come parla Antonio, ma è stata veramente una catechesi splendida sulla giubilea nella scrittura, quindi partendo proprio dalle origini. Allora, noi avremo modo di raccontarvi questa cosa nelle prossime puntate e intanto io vi saluto, vi mando i saluti anche di Pasqualina ed Elena e io torno alle mie lezioni. Adesso abbiamo il nostro Monsignore Emerito Giuseppe Molinari e l'Arcivescovo Emerito dell'Aquila. Bellissimo. Che ci parlerà proprio della misericordia nel cammino della Chiesa. Quindi insomma sono delle catechesi molto belle, profonde, che ci permetteranno di fare questo cammino innanzitutto personale e poi per aiutare i nostri pellegrini durante i pellegrinaggi a entrare in questo vero significato di che cosa significa vivere un anno giubilare. Allora, speriamo di essere in grado poi di riportarvi anche questo messaggio a tutti voi. Vi saluto, io non sento assolutamente niente, però spero che mi abbiate sentito, vi mando un forte abbraccio. Noi e poi sì, a risentirci, buona trasmissione, buon proseguimento. Grazie. Saluto tutti i ragazzi, tutti quanti voi ascoltatori e ci riascolteremo la prossima, se ci rincontreremo, ci riascolteremo la prossima settimana. Ciao a tutti. Ciao Fede. Adios. Peccato che non è riuscita a sentirci, però noi abbiamo sentito benissimo lei, per fortuna, ed è stato molto, molto bello avere questo suo intervento. Poi so, me l'avevo anticipato ieri, che loro domani, nell'ambito di questa formazione sul giubileo, saranno anche a San Pietro e faranno il passaggio alla Porta Santa. Bene. E questo sarà anche un momento estremamente, estremamente bello. Posso confermare perché l'ho fatto recentemente. Sì, sì, sì. E quindi dicevamo, sul tema della misericordia, appunto i giovani si stanno formando è molto bello seguire questo testo perché ci sta facendo meditare su quelle che sono le opere di misericordia, le opere di misericordia corporale e le opere di misericordia spirituale. In particolar modo le presenta abbinate questo testo di formazione, una corporale e una spirituale, quindi dare da mangiare gli affamati insieme a consigliare i dubbiosi, quindi non solo nutrire il corpo ma nutrire anche l'anima, dare da bere gli assetati e insegnare a chi non sa, vestire gli ignudi e perdonare le offese, accogliere i forestieri e sopportare le persone moleste, visitare gli infermi e consolare gli afflitti, visitare i carcerati e ammonire i peccatori, seppellire i morti e pregare per i vivi e per i morti.
E vediamo quindi come ci sia una corrispondenza tra quindi le opere di misericordia corporale, che sono quelle che poi Gesù ha citato direttamente nel Vangelo, nel brano famoso in cui si dice: avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, eccetera. Ce lo ricordiamo. Ma anche appunto quelle che sono appunto le opere di misericordia spirituale, che in quanto ovviamente curare l'anima, nutrire l'anima è importante tanto quanto l'aspetto più materiale e più fisico. L'Unitalsi poi ci ha dato anche altri strumenti, insomma, per meditare e pregare insieme in questo anno della misericordia. E per esempio abbiamo un libricino molto bello che si chiama Il Rosario di Maria, Madre della Misericordia. Quindi un testo sì, sempre per la recita del rosario, una guida per la recita del rosario, ma tutto incentrato su Maria come Madre della Misericordia, quindi tutte le riflessioni, le meditazioni sono incentrate su questo tema. E ci sono anche alcune preghiere finali con cui vogliamo concludere questo nostro momento. E ce n'è una bellissima: Maria, Madre di Misericordia, tu sei la nostra avvocata, che adesso ci legge Matteo per concludere questo momento. Madre di Misericordia, tu sei la nostra avvocata. Maria, dolce riposo nella prova, fermo sostegno nel quotidiano cammino, guida sicura a Cristo, tuo Figlio. Tu, nostra riconciliazione e nostra pace, Vergine della Misericordia, prendici per mano, Madre buona, liberaci dall'odio e dal male, rendici saldi nella fede, forti e generosi nell'impegno cristiano, pronti a testimoniare il Vangelo e a costruire la civiltà dell'amore. Alimenta in ciascuno l'ansia del bene, la solidarietà verso i poveri e gli ammalati, i carcerati, i senza tetto e i disoccupati, verso gli stranieri e chi vive solo o emarginato. Entra nella nostra vita, restaci accanto, Maria. A te ricorriamo con rinnovata fiducia. Madre di Misericordia, prega per noi. Amen. Amen. E con questa bellissima preghiera vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo venerdì, e vi auguriamo un bellissimo fine settimana. Grazie. Ciao a tutti. E un saluto al nonno Laurino, sì, che è sempre con che noi. In cielo. Ciao a tutti.